Bentornato, benvenuto a questo appuntamento quasi quotidiano, caro osservatore del cielo. In questo video parleremo della Luna e di Venere, che questa sera sono vicine, e alla fine vedremo il moto del Sole al Polo Nord. Oggi è domenica 26 aprile 2020, settimo giorno della 17ª settimana, 117esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.965. Il Sole nell'Ariete è arrivato al culmine alle 13.12 e tramonterà alle 20.13 dopo 14 ore e un minuto di luce data alle nostre vite. La Luna crescente nella costellazione del Toro è sorta stamane alle 8.11 minuti ed è culminata alle 15.52, illuminata all'11%. Questa sera, quando il Sole avrà lasciato il posto sul palco celeste agli altri astri, e la sera si sarà inondata di blu, vedremo una piccola falce di luna lentamente adagiarsi sull'orizzonte, accompagnata dalla fulgida Venere. Stasera la luna crescente e il pianeta Venere saranno alla minima distanza apparente, a poco più di 5 gradi di distanza. Le vedremo splendere in cielo quasi in direzione ovest, tre quarti d'ora dopo il tramonto della nostra stella. Entrambe saranno nella costellazione del Toro, la Luna prossima al corno orientale, mentre Venere a quello occidentale. Usando Venere come riferimento, vi accorgerete di quanto si sposta velocemente la Luna in cielo giorno dopo giorno. Il nostro satellite ieri sera era tra Aldebaran e le Pleiadi. Stasera è vicino a Venere. Domani sarà prossima alla costellazione dei Gemelli. La notte astronomica comincerà alle 22:06 minuti, ancora in compagnia della Luna, che tramonterà alle 23:42. Oggi non ci fermeremo a parlare della notte, perché ci dedicheremo di più al giorno, un cielo spesso dimenticato, ma comunque interessante. Domani, lunedì 27, la notte astronomica finirà alle 4:17 minuti. Con l'avvicinarsi dell'estate, osservare il cielo all'alba diventa sempre più faticoso. Il sole, ogni giorno che passa, sorge prima e vedere il crepuscolo del mattino di questi tempi significa alzarsi alle 5 e nei prossimi mesi anche alle 4. Se mai vi doveste alzare quando le primissime luci del sole iniziano a tingere il cielo, beh, guardate verso sud-est, vedrete l'astro più brillante di queste mattine, Giove. Alla sinistra c'è Saturno e più là Marte. In realtà, dare indicazioni precise sul cielo non è facile senza parlare di numeri e di questioni tecniche. Il cielo cambia da luogo a luogo, ora dopo ora, anzi minuto dopo minuto. E se con questi video, osservando il cielo, scopriste il suo continuo mutamento, beh, ne sarei già immensamente felice. Domattina il sole sorgerà alle 6:10 minuti, mentre la luna seguirà alle 8:50. Nel video di ieri abbiamo visto come si muove il Sole in cielo, nel percorso annuo alle medie latitudini, quelle tipiche dell'Italia. Qui invece vedremo come appare il moto del Sole in cielo al Polo Nord. Trasferiamoci esattamente al Polo Nord, a 90 gradi di latitudine nord. A dire il vero, l'immagine del paesaggio che vedete si riferisce a una base situata alle Svalbard, anche perché esattamente al Polo Nord non ci sono costruzioni umane, solo qualche ricercatore o avventuriero è riuscito a raggiungerlo. Come vi immaginate il volgere del dì e della notte al Polo Nord o al Polo Sud, che è speculare? Beh, avrete sicuramente sentito dire che ai poli, in certi periodi dell'anno, il sole non tramonta o non sorge mai. Ma cosa vedremmo se fossimo lì? In questi giorni il Sole durante le 24 ore ci apparirebbe ruotare a 360 gradi attorno a noi. Potremmo quasi dire che in una giornata la nostra stella disegna un cerchio in cielo a una certa altezza sull'orizzonte, come quello che vedete disegnato in blu. Ad essere più precisi, questo cerchio non è chiuso e giorno dopo giorno il Sole, in questo periodo, si alza sull'orizzonte, fino al 20-21 giugno, il solstizio d'estate, quando il Sole raggiungerà l'altezza massima. Da questa posizione speciale è evidente il moto spiraleggiante della nostra stella durante l'anno, cosa che è presente anche alle nostre latitudini, ma non percepiamo così bene poiché perdiamo dei pezzi del suo percorso quando tramonta. Questo spiraleggiare è dovuto all'effetto combinato della rotazione della Terra attorno al proprio asse, della rivoluzione attorno al Sole e anche dell'inclinazione dell'asse di rotazione rispetto all'orbita del nostro pianeta. Dopo il solstizio d'estate, la nostra stella apparirà calare verso l'orizzonte, fino al 22-23 settembre, cioè l'equinozio d'autunno.
esattamente i poli, i giorni degli equinozi, il Sole percorrerà il cielo sull'orizzonte astronomico. Dopodiché continuerà il suo percorso che lo porterà a raggiungere il punto più basso sotto l'orizzonte a solstizio d'inverno, portando così il polo ad una lunga e fredda notte. In pratica possiamo dire che ai poli in un anno c'è un solo dì e una sola notte. Questi sono i percorsi del Sole ai solstizi e agli equinozi visti dal Polo Nord, differenti da quelli che avevamo visto nei video di ieri per le nostre latitudini. Io sono Luca, vi ringrazio per aver guardato questo video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.